Benissimo, io mi presento intanto perché abbiamo cambiato il moderatore, sono Limina Marco, sono un giornalista di edizioni L'Informatore Agrario di Verona, mi occupo in particolare di meccanica agraria per le testate tecniche del nostro gruppo che è distribuito a livello nazionale. E, modererò il panel prossimo che avrà un focus particolare, cercheremo poi ora di calarci in un settore che è stato più volte richiamato nei due panel precedenti ed è quello della zootecnia, un po' perché è un settore veramente molto importante della nostra economia, un po' perché è emerso anche dagli interventi di chi mi ha preceduto che in effetti ci sono delle criticità. Ci sono delle criticità in questo settore che dovrebbero essere risolte presto. Allora, diciamo una cosa, intanto faccio salire qui gli ospiti perché cercheremo poi di analizzare lungo tutta la filiera che cosa sta succedendo a questo mondo e soprattutto quali possono essere le soluzioni e gli strumenti che la PAC mette a disposizione e gli orientamenti che possiamo ancora dare alla PAC per poter poi arrivare a una conclusione che sia positiva per l'allevamento italiano, che ricordo, se parliamo di stalle da latte, sono 26.000 stalle da latte, 1.600.000 capi, e quando parliamo di carne sono 100.000 allevamenti e 2 milioni e mezzo e oltre di capi bovini all'ingrasso, quindi un'economia molto, molto forte. Quindi per fare questo ne parleremo con degli esperti. Io da remoto abbiamo collegata Gisella Naturale, che è senatrice della Commissione Agricoltura, ben arrivata, grazie per essere con noi. Poi faccio salire qui accanto a me Alberto Ancora, che è presidente di Agrofarma, di Federchimica, grazie. Prego. Abbiamo l'eurodeputato Salvatore De Meo, qui. Componente della Commissione Agri, certo, grazie. Alessandro Monteleone, dirigente di ricerca presso il CREA, Centro per le Ricerche in Agricoltura e per l'Analisi dell'Economia Agraria, Area Politiche e Bioeconomia. E in collegamento da remoto abbiamo il professor Giuseppe Pulina, che è ordinario di Etica e Sostenibilità delle Produzioni Animali presso l'Università di Sassari ed è anche presidente di Carni Sostenibili. Poi ci parlerà, ben arrivato professore, ben arrivati a tutti gli ospiti, ci parlerà di che cos'è questa associazione no profit Carni Sostenibili. Allora, abbiamo parlato molto di PAC e continueremo a farlo, dicevo, con un focus particolare all'agricoltura, perché nel disegno, nella struttura di questa nuova PAC 2023-2027 c'è l'intenzione di una generale ridistribuzione dei sostegni a livello nazionale e forti incentivi anche al settore biologico. Si fissano inoltre nuovi obiettivi che puntano alla sostenibilità ambientale e si chiede in sostanza agli agricoltori un forte impegno verso pratiche ecologiche. Chiaramente tutti questi indirizzi politici, no, che poi saranno definiti anche a livello italiano, impatteranno su tutta la filiera produttiva, perché l'obiettivo alla fine è quello di coniugare la tutela dell'ambiente con il reddito. Parliamo adesso degli allevatori e sappiamo che è minacciato, sappiamo della carenza di materie prime, sappiamo del blocco appunto dell'aumento dei concimi, sappiamo delle difficoltà nel prezzo del latte, sappiamo e quindi oggi ne discuteremo qui con i nostri ospiti. Io vorrei partire però proprio dalla parte politica, poi entreremo poi nella parte tecnica e quindi volevo stimolare la senatrice Naturale e il dottor De Meo con una domanda particolare. Allora, tenere assieme il reddito degli allevatori e la spinta che vuole l'UE per la tutela ambientale, è possibile, senatrice? Che cosa si sta facendo in Commissione Agricoltura in questo momento proprio per questo aspetto? Sì, buonasera a tutti innanzitutto e direi che la transizione energetica, quindi la crisi che stiamo affrontando in questo periodo, possa essere superata se davvero si riesce a trovare queste risorse energetiche alternative che siano sostenibili e soprattutto quindi ci rendano indipendenti dalle importazioni, quindi indipendenti dagli altri stati.
è di grande attualità sia nell'agricoltura adesso, quanto è stato firmato dal ministro Patuanelli riguardo l'agrisolare, quindi riguardo il rendere autonome le aziende agricole, quindi anche per quanto riguarda la zootecnia dovrebbero puntare su queste forme energetiche che possano risollevare quelle che sono i costi. Sicuramente puntando sui costi si arriverebbe ad alleggerire quella che è l'attività di impresa che già vede nella vendita dei prodotti tante difficoltà, e quindi se si riuscisse ad abbassare i costi di produzione sarebbe un punto davvero da perseguire e fondamentale. Quindi energia che dovrebbe essere prodotta direttamente anche con un circolo virtuoso, specialmente per la zootecnia, riguardo il compostaggio, quindi riguardo piccole centrali a biogas, quindi che possano creare quel circolo che ti dà l'energia, che ti soddisfa quindi anche di quelli che sono i reflui della zootecnia e che ti dà i concimi anche per coltivare i campi che dovrebbero fornirti mangime. Questa sarebbe l'azienda zootecnica dei sogni, quindi quella che davvero, se riuscisse a creare questo circolo virtuoso, potrebbe sicuramente affrontare meglio il mercato e quindi la sostenibilità economica dell'azienda, oltre che ambientale, quindi è quello che riguarda l'energia e quindi l'abbattimento dei costi. La ringrazio, senatrice. Io la stessa domanda la pongo anche all'onorevole De Meo della Commissione Agri a Bruxelles. E aggiungendo una cosa, è vero, gli allevatori stanno lavorando in grandissimo affanno. Parlo del latte, 46 centesimi al litro il costo alla produzione alla stalla e 38-39 euro quello che viene pagato. Anche alla luce di questa grande difficoltà, che cosa si sta pensando a Bruxelles? Ma guardi, innanzitutto credo che PAC viene fuori da un lungo negoziato e all'interno di questo già si avvertivano una serie di divisioni che in alcuni momenti del dibattito sono state anche esasperate, e continua a vedersi il settore dell'agroalimentare e in modo particolare della zootecnia come uno dei principali responsabili dei cambiamenti climatici. Io innanzitutto vorrei chiarire anche in questa circostanza che la PAC doveva e deve essere strumento di riscatto anche del ruolo degli agricoltori tutti, e noi dobbiamo individuare all'interno della PAC gli strumenti per superare una serie di criticità. Gli allevatori, così come gli agricoltori, oggi più che mai stanno vivendo una fase molto delicata e il dibattito europeo sembra che non se ne voglia ancora rendere conto. Noi come Partito Popolare abbiamo in questo momento particolare anche chiesto di aprire una riflessione più ampia che ci permettesse di quantomeno valutare una ricalendarizzazione degli appuntamenti, che non ha alcun senso immaginare questa nostra proposta come un modo per tornare indietro o per rinunciare ad un percorso che io credo, e la senatrice lo diceva, essere condivisibile, ma con questa accezione che la sostenibilità deve necessariamente declinarsi anche in maniera economica, oltre che sociale. Noi abbiamo in questo momento uno scenario che era prevedibile, e allora la responsabilità va ricercata nell'assenza di una strategia che ha sottovalutato una serie di allarmi che ci erano pervenuti già da decenni e che hanno continuato a voler vedere l'agricoltura quasi un settore un po' di secondo livello, quando in realtà nel momento pandemico, e anche in questo momento ne stiamo invece riscoprendo la sua strategicità. In Commissione il tema degli allevatori è un tema che è stato spesso affrontato, soprattutto perché abbiamo fatto dei passi in avanti per quanto riguarda il benessere animale, per quanto riguarda tutta la parte degli allevamenti intensivi, rispetto a cui noi abbiamo comunque insistito per far capire che ogni passaggio deve avvenire in maniera graduale.
Se continuiamo a amplificare il concetto di transizione verde, così come quello di transizione digitale, che è anche un tema che la zootecnia sta cercando di approcciare, e non dimentichiamoci la frammentazione di molte aziende, non dimentichiamoci la carenza di alcune competenze che non possono essere colmate dalla sera alla mattina, noi crediamo che tutti gli agricoltori e quindi anche gli allevatori vadano accompagnati. La preoccupazione più grande, e concludo, in questo momento è che quello che avrebbe dovuto essere uno strumento di rilancio e di superamento di una serie di problematiche interne, mettendo gli agricoltori e gli allevatori ad essere protagonisti di quella che è la lotta ai cambiamenti climatici, possa invece trasformarsi in un ulteriore onere, in un ulteriore peso, e questo rischierebbe di lasciare a terra molte aziende. Questo in maniera contraddittoria rispetto a diverse strategie, quella della biodiversità o quella delle aree rurali. Si continua a parlare di ripopolamento delle aree rurali, poi c'è in maniera sottesa una ideologia, prima sentivo il presidente di Assocarni, se noi continuiamo a così favorire un regime alimentare completamente diverso da quelle che sono le identità territoriali e produttive, allora noi pensiamo che si stia andando in maniera un po' disordinata, e questo lo dobbiamo evitare, perché invece la zootecnia è un elemento identitario dell'Europa, e in questo noi insistiamo perché venga preservato e salvaguardato. Anche perché impatta fortemente sul nostro sistema agroalimentare, ma poi sarà oggetto della domanda e della stimolazione che farò successivamente. Ora voglio chiamare in causa il professor Giuseppe Pulina. Lui presenterà una relazione molto breve, Farm to Fork, PAC e zootecnia. Chiudendo dice una coperta corta, molto corta. Professore, perché è una coperta corta? Grazie per l'invito. Innanzitutto sono presidente di Carni Sostenibili, sponsor di questo convegno. Carni Sostenibili è un'associazione no profit che mette insieme le filiere della produzione delle carni italiane, Assocarni, Assica e Una Italia, e che ha come scopo informare tutti su basi scientifiche di quello che è la sostenibilità ottenibile dalle filiere carni. Due o tre diapositive per presentarvi un po' quello che è il mio pensiero circa Farm to Fork, la PAC, che deriva da Farm to Fork, anche se non è conseguenziale, ma Farm to Fork richiama la PAC tante volte come documento. È una coperta corta perché? Perché abbiamo necessità di ridurre i concimi chimici, aumentare la superficie biologica contemporaneamente, ridurre l'uso del farmaco veterinario e degli antimicrobici in particolare. Dobbiamo ridurre anche i fitofarmaci, l'uso dei fitofarmaci, ridurre le emissioni, è stato ricordato, estensibilizzare le produzioni, ma tutto questo messo insieme non riesce ad assicurarci gli approvvigionamenti, per cui tutte queste cose apparentemente non stanno insieme se continuiamo a considerare l'intensificazione come non sostenibile. Mentre dimostrerò che l'intensificazione dei cicli produttivi, l'ha ricordato anche l'onorevole Gallinella, ma lo hanno ricordato anche altri relatori, è sostenibile a patto che. Iniziamo a dire che più ottengo dalla stessa quantità di input in un processo produttivo qualsiasi, in termini di output, e minori sono quelli che sono gli scarti della produzione, perciò più produco con la stessa quantità e meno emetto. Questo è un fatto termodinamico, ma se quello che io metto a terra, azoto, fosforo e carbonio in particolare, ad esempio in questo momento due vitelloni in ingrassamento mettono a terra una quantità di azoto equivalente a due quintali di urea, che al mercato di oggi costa, viene 150-200 euro a coppia di vitelloni, bene, se come diceva la senatrice prima, tutto questo passa attraverso un sistema di rigenerazione di biogas e il recupero di azoto, fosforo e carbonio, posso ridurre gli input
posso ridurre ancora gli effluenti non recuperabili dal sistema, se poi installo in azienda anche fonti di energia rinnovabile, ancora riduco gli input dall'esterno, perciò questo sistema che si intensivizza diventa sempre più sostenibile. E questa intensivizzazione è sostenibile e tende a rispondere attraverso la biosicurezza, la maggiore produttività, sia alla domanda di riduzione del farmaco veterinario, sia alla sicurezza degli approvvigionamenti. Ma se io produco di più e inquino di meno, ho anche raggiunto il goal, l'obiettivo della riduzione complessiva delle emissioni. Ma ancora, se riciclo azoto e fosforo, ho più energia e più sostanza organica disponibile, posso ridurre i concimi chimici fino ad un certo punto, perché anche su questo ci sarebbe da aprire un grande dibattito. Dico solo che metà dell'umanità oggi dipende alimentarmente dai concimi chimici, perché la biosfera sarebbe in grado di fissare azoto in quantità tale da sostenere solo metà della popolazione mondiale, per cui togliamoci dalla testa che sia possibile far campare 8 miliardi di persone senza il ricorso alla concimazione chimica. Aumento le superfici in biologico, evidentemente, perché la sostanza organica è indispensabile, anche questi nutrienti sono indispensabili attraverso il riciclo per aumentare le superfici in biologico. Posso ridurre i fitofarmaci, anche qui un grande dibattito, perché gli effluenti dal digestore sono ricchi in fitostimolatori. E infine, riducendo anche quelli che sono gli effluenti esterni e aumentando la superficie in rinaturalizzazione, che va governata evidentemente, io ho la possibilità anche di aumentare in generale quella che è l'estensibilizzazione del sistema, cioè se io produco di più, riesco in sostanza a liberare superfici che possono anche assorbire di più attraverso i servizi ecosistemici. Ecco, questo è tutto possibile a patto che ci occupiamo del patrimonio zootecnico europeo, cioè che non vogliamo che si riduca il patrimonio zootecnico che può dare tutti questi servizi. Smetto di condividere e ho finito. Tanto grazie professore, grazie per l'intervento, poi ovviamente non avevo ripetuto che è presidente di Carni Sostenibili, ma l'avevo presentata all'inizio, ma poi tornerò sull'argomento per una domanda per vedere un po' l'attività di Carni Sostenibili più nello specifico. Accanto a me ho Alberto Ancora, presidente di Agrofarma, e quindi adesso la domanda è molto semplice: la posizione dell'industria agrochimica, no, nei confronti degli obiettivi di sostenibilità di questa nuova PAC, anche perché è notizia di pochi giorni fa, in rinvio della discussione della bozza da parte dei ministri dell'agricoltura europea sul dimezzamento, no, dell'utilizzo degli agrofarmaci da qui al 2030, che poi è andata un'idea un 50%, perché non un 30%, perché non un 60%, insomma vorremmo un po' chiarire un po' e sentire dalla sua voce che cosa ne pensa e poi quali azioni state mettendo in campo per poter, si diceva prima, riorientare leggermente alcuni settori di questa politica agricola comunitaria ormai alle porte però. Bene, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie a EUNews per l'organizzazione di questo evento e di questo importante dibattito e grazie per gli spunti importanti di tutti gli autorevoli relatori che hanno dato chiari messaggi di convergenza, direi, verso un'intensificazione sostenibile, come è stata definita, tema che è di assoluta attualità. Due parole per dire chi è Agrofarma. Agrofarma è una delle associazioni di Federchimica che rappresenta il mondo degli agrofarmaci. Quindi parliamo di un valore di mercato di circa 1 miliardo, ma a me piace sottolineare, di euro, piace sottolineare che è un settore che concorre in maniera fondamentale a un valore molto più grande, che è quello dell'agroalimentare italiano, in quanto sono degli strumenti, una tecnologia indispensabile per sostenere da un punto di vista quantitativo e qualitativo le nostre produzioni. Questo lo dice anche un recente studio di WSafe, che è uno spin-off dell'Università Cattolica di Piacenza, che ha condotto degli studi su 18 filiere agroalimentari proprio per
valutare cosa succederebbe in caso di non utilizzo degli agrofarmaci sulle filiere agroalimentari. E qui ci sarebbero dei danni ingenti, quantificati in diversi miliardi di euro in termini di valore delle produzioni agricole, valore dell'indotto della trasformazione e anche, se ne è parlato abbondantemente oggi, in termini di dipendenza da cibo importato e quindi problemi legati appunto all'accessibilità al cibo da un punto di vista economico e quantitativo che purtroppo, come è stato detto oggi, sono diventati dei temi di grande attualità. Vengo alla domanda sulla farm to fork. Ovviamente come settore da anni impegnato verso la ricerca e l'innovazione, noi come industria non possiamo che condividere il percorso di sostenibilità che l'Europa ha deciso di intraprendere da anni. Quello su cui non ci troviamo d'accordo è il come, cioè la determinazione, la fissazione degli obiettivi qualitativi, quale elemento per poter raggiungere questi obiettivi. Perché questo non è possibile? Beh, innanzitutto partiamo da un paese come l'Italia che è assolutamente già un livello di eccellenza in termini, un paese che ha visto ridursi negli ultimi 20 anni, in particolare dal 2004 al 2019, del 30% la quantità degli agrofarmaci e dei volumi disponibili. Quindi questo è frutto di una ricerca impegnata, di un utilizzo sempre più professionale, di un'ottimizzazione degli stessi. Quindi siamo in una situazione in cui è stato già definito e determinato, si è già avuto e realizzato un percorso di sostenibilità. Quindi, e questo è oltretutto trovandosi, come sappiamo, a fronteggiare diversi parassiti, anche parassiti alieni che stanno determinando dei grandi danni alle produzioni italiane. Quindi, in sintesi, quello che riteniamo è che non sia attraverso la riduzione degli input chimici e la riduzione in termini di accesso all'innovazione la strada e il percorso da seguire. Anzi, a maggior ragione, questo è il momento in cui l'agricoltore in primis deve contare su un maggiore accesso all'innovazione, inteso come quantità, ma inteso come ampiezza dell'innovazione. Cosa intendo? Molte delle nostre industrie stanno investendo, oltre che nella chimica e anche qui nel biologico, così come nella chimica, ribadendo che non c'è alcuna contrapposizione ideologica tra i due sistemi, anzi è l'industria chimica che investe oggi un terzo dell'innovazione in soluzioni biologiche, ma investiamo in digital, investiamo in nuova genetica, proprio perché è importante fare in modo che l'accesso all'innovazione sia il più ampio possibile, sia combinato e si vada a integrare. Questo riteniamo che sia il concetto fondamentale di sostenibilità e non la riduzione tal quale quantitativa e quindi di conseguenza in termini di accesso all'innovazione. Questo è un passaggio fondamentale, è un passaggio che richiede di operare in uno scenario in cui si ragiona su basi scientifiche, su elementi, su fatti, dove si tutela e anzi si sviluppa ulteriormente l'innovazione e si fa in modo che anche il concetto di innovazione si ampli il più possibile, passando proprio a un concetto di integrato e di combinazioni diverse delle più ampie forme di innovazione possibile. E sull'innovazione e sulla ricerca poi torneremo nel secondo giro di tavolo. Ora sentiamo, chiudiamo il giro di tavolo con Alessandro Monteleone del CREA. Lui ha collaborato, no, con il MIF per la stesura del piano strategico nazionale e quindi chiedo a lui poi le opportunità che ci sono in questo momento, in questo documento che contiene le linee guida poi su cui agire, in particolare tagliato però sul mondo della zootecnia, dottor Monteleone. Vediamo un po' quali sono le cose che ci sono in questo momento all'interno. Prego. Perfetto, sì, grazie ovviamente ai News per anche da parte mia per l'invito e per la possibilità di partecipare a questo momento di discussione. Parto dalla questione che poneva il professor Polina, no, la PAC è una coperta corta, e direi, riprendo anche un po' la provocazione che nella sessione precedente il presidente di Assocarni ha fatto. Effettivamente, probabilmente in termini finanziari la PAC è una coperta un po' corta, nel senso che la PAC pone sul tavolo, del sistema agroalimentare europeo e italiano un sacco di sfide nuove e importanti. Sicuramente lo fa, come diceva anche De Castro in apertura della sua relazione, a risorse stabili, ma forse quelle risorse stabili non sono sufficienti a tutte le sfide
che noi ci troviamo ad affrontare, e probabilmente con la lettura di oggi, con la crisi del conflitto che esaspera alcune condizioni, sicuramente una riflessione sulla dotazione di risorse che abbiamo a disposizione per le riforme andrebbe fatta. È chiaro che non è una riflessione che si fa dalla mattina alla sera, entriamo nel dibattito che c'è stato anche precedentemente, però mi lego a questo per portare un'ulteriore riflessione sul piano strategico della PAC, che evidentemente lo hanno in parte detto il Ministro e alcuni relatori puntando a singoli interventi, non può essere letto semplicemente in maniera isolata dagli altri strumenti di politica economica che in Italia abbiamo cercato di mettere in campo, perché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza deve essere letto pienamente integrato con gli strumenti messi in campo sul piano strategico della PAC per una serie di azioni, poi magari dopo le richiamerò. Però evidentemente se noi facciamo l'errore di guardare al piano strategico della PAC come l'unico strumento che è in grado di rispondere alle esigenze, in questo caso chiamate in ballo sulla zootecnia o sulle altre N sfide che ovviamente devono essere messe in campo, tutto questo rischia di essere letto in maniera non corretta. E evidentemente il piano strategico della PAC, che si muove a regole date, no? Quindi in qualche maniera noi in Italia ci siamo ritrovati ad affrontare, no, un regolamento con anche degli strumenti in qualche maniera vincolati dalle regole approvate con la riforma, però ha cercato di mettere in campo un percorso di accompagnamento al settore agroalimentare nazionale, evidentemente a tutto tondo. Venendo al tema della zootecnia, appunto, è evidente che c'erano una serie di questioni combinate, alcune di queste sono state richiamate negli interventi che mi hanno preceduto, che andavano affrontate, no? E l'intervento più importante, forse politicamente più rilevante, che il Ministero ha messo in campo è quello con questo famoso ecoschema sul benessere degli animali, che vale dalle stime fatte circa 1,8 miliardi di fondi comunitari. Ricordiamo che gli ecoschemi erano una somma obbligatoria che gli Stati membri dovevano mettere a disposizione, prelevare dagli aiuti diretti e trasferire a questi impegni ambientali o di benessere animale. L'Italia ha fatto una scelta importante di destinare questa quota di risorse per favorire una trasformazione evidentemente nell'uso del farmaco veterinario all'interno dei nostri allevamenti, che è una delle cose su cui la Commissione ci richiama l'attenzione in maniera più importante. Ovviamente tutto questo, non ho fatto una premessa altrettanto importante, un po' tutta la strategia nazionale ruota intorno alla transizione ecologica e digitale come leve di competitività. Noi non abbiamo assolutamente pensato agli strumenti messi in campo come vincoli per le imprese, ma come strumenti che potessero, e le risorse che ovviamente accompagnano questo percorso, come strumenti per migliorare la competitività delle imprese. Accanto a questo, appunto, interventi già richiamati, no? Il fotovoltaico sui tetti degli impianti produttivi, che sono il PNRR, intervento non richiamato, ma di fatto nelle presentazioni che abbiamo visto del professor Pulina o della senatrice, sulle risorse destinate sul biometano all'interno del piano di ripresa e resilienza. Così come non può essere dimenticato, rispetto alle difficoltà che il settore zootecnico ha, che abbiamo, che il Ministero e le Regioni hanno scelto di mantenere una quota importante di aiuti accoppiati sulla zootecnia, che vale nel percorso complessivo circa 1,1 miliardi di euro, così come il 3% sempre di aiuti accoppiati destinati alle colture proteiche, e evidentemente accompagnamento al settore altrettanto importante, che vale altri 350 milioni di euro circa. È chiaro che a questo si aggiungono evidentemente tutti gli interventi che ancora devono essere messi forse in pianto totale della politica di sviluppo rurale, che comunque guardano
al settore con importanza. Dico un'ultima cosa e poi mi taccio per riprendere alcune cose eventualmente successivamente. Un elemento sempre nel PNRR che non ci possiamo scordare in termini di digitalizzazione, di organizzazione dell'offerta, è quello sia dei contratti di filiera, sia degli interventi per la meccanizzazione dell'agricoltura di precisione. È chiaro che su tutto questo dobbiamo cogliere l'opportunità. È evidente che c'è ancora da fare, ma su questo poi probabilmente ritorno dopo. Infatti grazie che l'ha anticipato, ma torneremo con la domanda successiva. E io chiedevo, vorrei tornare adesso alla parte politica, quindi stimolare ancora una volta la senatrice naturale e l'onorevole De Meo su un tema che sta a cuore, di cui si discute e si parla molto anche sui giornali, anche generalisti, perché il sistema agroalimentare che può andare in crisi per la mancanza di cereali, per la mancanza di materie prime. Sappiamo che i mangimifici faticano a reperire questo materiale, sappiamo che l'Ungheria aveva annunciato un blocco, poi è tornata indietro dicendo che onorerà i contratti in essere, la Russia e l'Ucraina, sappiamo bene la situazione, ma si è aggiunta anche l'Argentina che ha bloccato le esportazioni di soia, olio di soia e tutto il resto. Questa cosa quanto mette a rischio il nostro sistema agroalimentare e che contromisure possiamo prendere immediatamente perché e quindi mi rivolgo alla senatrice naturale per prima. Grazie. Sì, abbiamo parlato, hanno parlato già il presidente Gallinella, parlava di terreni abbandonati, sicuramente sono terreni non abbastanza produttivi, magari in situazioni scomode che richiedono quindi un difficile approccio anche di mezzi per raggiungerli, insomma magari marginali, però io credo che se si riuscisse a fare una pianificazione di quelle che sono i prodotti, quindi le produzioni da incentivare, da promuovere, quindi un piano produttivo ai quali i produttori debbano attenersi, quindi per avere poi la vendita del prodotto assicurato in un sistema di filiera che possa garantire il famoso costo di produzione oltre che un guadagno utile, quindi riusciremmo a convincere gli agricoltori, che poi spesso non lo fanno nemmeno per professione, perché purtroppo una criticità del suolo agricolo è che spesso è di proprietà, quindi non si ha la volontà, la passione o comunque si vive di altro reddito e questi campi restano abbandonati un po' a se stessi. Al che dovremmo invece incentivare quella che è l'indirizzo per coltivare in una maniera adeguata questi campi, e sono certa che si riuscirebbe ad ottenere una maggiore superficie coltivata, perché gli agricoltori hanno perso fiducia, spesso appunto abbiamo parlato di calamità naturali, quindi torniamo sulla necessità di quella che è le assicurazioni, quindi la garanzia di superare quelle che sono le criticità legate ai cambiamenti climatici, superato quindi questa problematica che è come una mannaia sulle teste degli agricoltori, e quindi non si sentono protetti in quello che è un reddito garantito. Allora sono convinta che quanto è stato investito per i contratti di filiera, se controllati nella giusta maniera, quindi riuscirebbero a dare questa copertura, questa sorta di sicurezza a chi investe in agricoltura. E quindi adesso infatti nei vari incontri che ho avuto ho detto è necessario seminare mais, però loro hanno detto ma è sicuro che poi avremo un ritorno economico, o ci troveremo che il mais magari non esce perché ci vuole acqua, e quindi anche da lì torno con il discorso che ho sempre affrontato con il ministro Patuanelli dell'agrivoltaico, e dico dovrebbe essere proprio vietato in aree irrigue, perché l'acqua è importantissima proprio per le produzioni e per le grandi quantità, quindi non dovrebbero assolutamente essere limitati poi da questi impianti di agrivoltaico. E quindi ripeto, attenzione ai produttori che devono essere accompagnati, tante volte non sanno anche cosa piantare, quanto piantare
e ci troviamo con produzioni magari che non riescono ad avere un mercato utile perché magari sono sovrapproduzioni in un ambito e magari non in un altro, e quindi è un dispendio di energie e di fiducia dei produttori che si sentono poi traditi dal mercato e quindi dalle varie associazioni di categoria, perdono fiducia in tutto e abbandonano i campi. Ritengo che sia questo fondamentale, questo sostegno ai produttori. Grazie senatrice Naturale. Onorevole De Meo, sì, io credo, dal suo punto di vista europeo, dica. Io credo che questi segnali ci mettono di fronte all'evidenza che c'è stata un'assenza di strategia passata che evidentemente stiamo pagando. Bisogna innanzitutto fare un esame molto puntuale, approfondito, affinché poi questa criticità non generi un allarmismo, come abbiamo anche avuto modo di constatare nei primissimi giorni, in cui abbiamo soltanto paventato questa possibilità della interruzione delle nostre filiere produttive. Io credo che ci sono dei segnali di criticità, ma nel brevissimo termine non c'è una preoccupazione di interruzione delle filiere, soprattutto per l'assenza di materie prime, quanto più altro per l'insostenibilità produttiva ai fini del caro energia. Sono due fattori che stanno evidenziando come tra le strategie europee dobbiamo inevitabilmente anche lavorare adesso per garantirci un'autonomia alimentare e una continuità della sicurezza alimentare. Cosa fare nell'immediato? Alcune soluzioni sono state già prospettate, è evidente che noi stiamo insistendo anche perché l'Europa metta in campo strumenti simili al Next Generation affinché ci siano delle risorse strutturali e non provvisorie che ci permettano di affrontare una serie di emergenze, che ovviamente non sto qui ad andare oltre quello che è il tema di competenza del dibattito, ma che vadano anche a rafforzare la nostra resilienza alimentare. E condivido l'analisi fatta dalla senatrice perché si possano ovviamente mettere in campo anche delle strategie di così programmazione, non neghiamoci che alcune materie prime sono state considerate da noi, dai nostri produttori, come materie quasi non produttive e redditizie, e quindi ci siamo molto spesso lasciati andare all'emotività della produzione, basta girare un po' tra le aziende e molti spesso cambiano in ragione di quelle che possono essere delle tendenze, certo, dei consumi alimentari, quando in realtà non ci siamo invece spinti, e la responsabilità è di tutti, nessuno escluso, a far capire che avremmo dovuto invece incentivare una serie di produzioni definite minori, perché io le definisco tale anche in ragione di una percezione che è stata così consolidata nel corso degli anni e che invece oggi ha visto il granaio d'Europa andare in difficoltà, e tutto questo si sta ripercuotendo nei nostri confronti. Quindi andare ad allentare nell'immediato alcune strategie, e in questo io insisto che noi dobbiamo cercare di capire, e la relazione del professor Pulina ci conferma una grande perplessità che noi abbiamo sollevato in merito alla strategia Farm to Fork, che secondo noi non ha avuto un adeguato studio di impatto, che inevitabilmente andrà ad incidere sulla capacità produttiva. Allora, di fronte ad una situazione emergenziale, perché è stato detto, probabilmente lo ribadiamo, tutto ciò che sta accadendo in questi due anni credo che ci debba far rivedere complessivamente tutte le strategie, non rinnegarle, non rinunciarle, non azzerarle, ma abbiamo il dovere di dotarci di un senso pratico, di un buon senso che ci deve permettere di dare agli agricoltori anche la possibilità di aiutarci, perché gli agricoltori, così come gli allevatori, probabilmente, e qui mi faccio un piccolissimo inciso sugli agrofarmaci, io non credo che gli allevatori e
i coltivatori in genere abbiano piacere a utilizzare un fitofarmaco rispetto ad un altro, perché se così non fosse ovviamente loro non sarebbero in grado di produrre. Ed è preoccupante, io ho presentato anche delle interrogazioni, che ci sono addirittura delle procedure in corso che potrebbero rischiare che alcuni prodotti che ormai hanno superato anche degli standard di controllo a livello degli Stati membri potrebbero essere così non autorizzati nel prosieguo, e l'Europa non si preoccupa di dare agli agricoltori uno strumento alternativo. Questa è la fase in cui bisogna così allentare e non stressare gli agricoltori se vogliamo permettere loro di compensare questa criticità nell'autonomia alimentare. La ringrazio, onorevole De Meo, grazie per l'intervento. E tornerei adesso dal professor Pulina, perché ci eravamo lasciati con carni sostenibili, che è un altro aspetto molto importante, parliamo di agroalimentare. Volevo capire un pochino la funzione di questa associazione no profit e quali sono le azioni che state mettendo in questo momento sul tavolo a favore dei consumatori e del consumo di carne, proprio in questo momento. Grazie, professore. Sì, grazie. Sostanzialmente noi ci occupiamo di informare su base scientifica la sostenibilità delle filiere e delle produzioni delle carni, ma zootecniche complessivamente, sulla salubrità dei prodotti carnei sia freschi che trasformati in Italia. Però mi consenta due osservazioni, anche sentito ciò che la senatrice naturale, l'onorevole De Meo, hanno detto, su cui concordo pienamente. Bisogna assicurarsi una riserva strategica alimentare in Europa. L'Italia è una delle nazioni al mondo in cui la zootecnia produce di più impattando di meno. Vi do qualche dato. Siccome noi agricoltori e allevatori stiamo in campagna, cioè siamo l'unica attività che emette ma contemporaneamente assorbe ciò che emette, vi do un dato ufficiale. Tutta la zootecnia italiana, secondo ISPRA, ha un'emissione di 19 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, ma le aziende in cui si pratica l'attività zootecnica ne assorbono 20, perciò siamo in credito di 1 milione di tonnellate di CO2 equivalente, e saremo sempre più in credito se chiuderemo i cicli naturali attraverso la riutilizzazione del carbonio, dell'azoto e del fosforo, attraverso quelle che l'Europa chiama le carbon farming, cioè renderemo gli agricoltori e gli allevatori dei fornitori di servizi ecosistemici, dei sequestratori di carbonio a beneficio complessivo delle altre attività produttive e dei cittadini complessivamente. Un secondo punto: si diventa più sostenibili se si spreca di meno. Dal 2016 abbiamo una legge, la legge Gadda, che riguarda gli sprechi alimentari. Ricordiamoci che ogni cittadino italiano spreca, secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio Nazionale, che è stato appunto messo a lavorare con questa norma, 125 kg di alimenti, di cui la metà viene sprecato in casa. Allora, ho fatto un giro di conti: se noi recuperassimo soltanto il 30% dei coprodotti agroindustriali italiani, avremmo una disponibilità di circa 180.000 tonnellate di proteine, per cui dobbiamo stare molto attenti anche a ciò che poi prendiamo e mandiamo direttamente ai digestori, piuttosto che farli passare in un circuito virtuoso di valorizzazione dei nutrienti, che è un altro degli obiettivi del Farm to Fork. Per cui produciamo di più, consumiamo di meno, sprechiamo di meno, in questo senso diventeremo più autonomi alimentarmente e daremo un accesso al cibo a tutti i nostri concittadini. Grazie professor Pulina, molto giusto questo invito, ed è, a volte non ci rendiamo conto in realtà di quanto con un piccolo sforzo potremo fare personalmente, ciascuno di noi potrà fare. E torno da Agrofarma e dal dottor Alberto Ancora, perché ci eravamo lasciati abbozzando il tema della ricerca, che è molto importante per Agrofarma, per Federchimica in generale. Quindi sappiamo che ad esempio biocontrollo, ma gestione digitale,
e buone pratiche agricole sono dei cavalli di battaglia, delle cose a cui voi lavorate non da ora, lavorate da tempo. Quindi vorrei che lei mi spiegasse in questo momento che cosa state facendo e come la ricerca sta andando avanti, e soprattutto, questa sarebbe stata la terza domanda, ma gliela leggo qui, come facciamo a trasmettere, come nel caso del professor Pulina, questo lavoro al consumatore finale? Bene, grazie. Parlavo prima di innovazione. L'innovazione è un pilastro fondamentale della strategia del nostro settore. Lo dico con un numero: si investe ogni anno in Italia il 6% del fatturato, quindi parliamo di circa 60 milioni di euro all'anno che vengono investiti solo in Italia per la ricerca e per lo sviluppo. Se si confronta questo dato, secondo i dati dell'Istat, con un 1% che è quello medio, il comparto industriale, questo anche dà un'idea di quale sia la propensione e l'orientamento del nostro settore all'innovazione. Un'innovazione che ha portato ai risultati di cui parlavo poc'anzi, una riduzione intesa come ottimizzazione continua nell'utilizzo della chimica, come diceva anche l'onorevole De Meo, l'agricoltore è sostenibile per definizione, cioè tende ovviamente a ottimizzare, certo. Ma c'è un grande contributo da parte dell'industria che ha portato sul mercato molecole sempre a volume più ridotto e dal profilo tossicologico sempre più rispondente alle esigenze. Ricordo anche che buona parte di questi investimenti si destinano per la riregistrazione dei prodotti. Forse pochi sanno che è un settore che richiede un continuo aggiornamento dal punto di vista registrativo, quindi anche molecole che erano state lanciate molti anni fa devono essere rese attuali in termini di conformità a quelli che sono gli attuali scenari. Quindi l'innovazione è fondamentale. Oltretutto pone l'Italia a livelli di eccellenza in termini, per esempio, di conformità dei residui delle nostre produzioni. Lo dice l'EFSA, lo dicono i report del Ministero della Salute, per cui è un paese, ripeto, da questo punto di vista di grande eccellenza e di sicurezza dal punto di vista della sicurezza alimentare. Mi rifaccio anche, per parlare di innovazione, a un impegno che ha preso anche la nostra associazione europea che si chiama CropLife, e che raggruppa le associazioni nazionali delle imprese di agrofarmaci. Ha dichiarato degli impegni, se in particolare nell'ambito delle produzioni di agricoltura, di prodotti per l'agricoltura biologica, del digital, di economia circolare. E ne citerei due su tutti. Un impegno a investire circa 10 miliardi fino al 2030 in sistemi digitali, quindi a dimostrazione del fatto di come si stia estendendo e ampliando il significato dell'innovazione anche per un'industria come la nostra, quindi dalla difesa alle soluzioni. E 4 miliardi circa per investimenti in prodotti destinati entro il 2030 alla ricerca e sviluppo per prodotti destinati all'agricoltura biologica, che sfata, se vogliamo, un altro mito, quello della contrapposizione, no, tra chimica e agricoltura biologica. Una forte percentuale di prodotti li fate voi per la... Circa il 50% dei prodotti che vengono utilizzati in agricoltura biologica provengono dall'industria chimica, e circa il 60% dei prodotti utilizzati sono registrazioni dell'industria chimica. Quindi a dimostrazione del fatto che è un'industria pronta a investire in tutte le forme di agricoltura sostenibile senza alcuna contrapposizione. Chiudo cercando di rispondere alla domanda sulla comunicazione. Allora, la comunicazione è un aspetto chiave e critico che ha impegnato e impegna la nostra associazione al fianco anche delle autorità per portare un messaggio corretto, e questo è importante, ai consumatori finali. Quindi la collaborazione tra autorità, mondo agricolo e associazioni come la nostra è fondamentale perché si porti un'informazione corretta. Ricordo che un'informazione anche negativa, intesa come associazione di chimica al mondo agricolo, si riflette di conseguenza sul settore agricolo di per sé. Quindi credo che sia nell'interesse di tutti gli stakeholder di portare un'informazione corretta sul ruolo indispensabile che svolgono e sui progressi che sono stati fatti naturalmente in questi anni in termini di sostenibilità, e sulla necessità impellente di rispondere in modo univoco e collaborativo in termini di cooperazione con un approccio integrato
tra tutte le forme di innovazione e tutti gli stakeholder e i decisori chiave in questo settore affinché si vada verso obiettivi comuni, che come è stato detto più volte oggi è quello di andare verso una sostenibilità, ma che passi anche attraverso un'intensificazione, perché sostenibilità, intensificazione e direi chimica vanno perfettamente d'accordo e non sono in contrapposizione l'una con l'altra. Mi viene da dire, è molto difficile, nonostante abbiamo dei dati, no, ogni anno che ci pongono adesso come mercato Italia, no, i nostri prodotti sempre pochissimi residui, quindi prodotti sani, nonostante questo è un lavoro ancora percepisco difficile e lungo, vero? Sì, forse ci sono anche un po' di pregiudizi, un po' di ideologie che vanno superate. Io credo che veramente bisogna collaborare e spingere tutti insieme affinché il rigore scientifico prevalga su questo. Perché se collaboriamo e passiamo un messaggio di questo tipo e convergiamo e concorriamo tutti per un obiettivo comune, credo che tutti insieme si possa passare veramente un messaggio corretto ai consumatori. Oltretutto accentuato in un momento come questo, dove dico, ahimè, purtroppo ci sono stati due eventi difficili, tragici per certi aspetti, ma che stanno mettendo l'accento su determinate necessità. Purtroppo dico, ogni tanto ci vogliono degli eventi scioccanti smuovere un po' le coscienze e i pensieri su certi temi. Grazie al dottor Alberto Ancora di Agrofarma. Parola allora per concludere ad Alessandro Monteleone. Prima l'ho interrotta forse parlando del piano strategico nazionale e quando stavamo per dire che cosa manca ancora a questo documento e che cosa siamo ancora in tempo per inserire, da inserire in questo momento. Lei lo sta studiando bene il documento, prego. Allora sicuramente riparto da alcune considerazioni che sono state appena fatte. Purtroppo quando uno partecipa al dibattito e arriva per ultimo viene stimolato da un sacco di cose. Ma le lascio molto tempo. Gli altri colleghi. No, ma sarò veramente veloce. Allora parto una consapevolezza che innovazione e conoscenza sono fondamentali. Sono fondamentali e è fondamentale garantire anche un corretto trasferimento dell'innovazione al sistema agroalimentare, che è un pezzetto di quello che comunque all'interno della strategia nazionale esiste e che deve essere correttamente valorizzato. Ovviamente un altro aspetto che è fondamentale, che è quello della comunicazione, qui la prendo in maniera diversa rispetto a chi mi è preceduto, è anche una corretta lettura delle opportunità che all'interno della strategia nazionale ci sono. La strategia nazionale è uno strumento di politica economica che dà opportunità al settore per trasformarsi e per in molti casi adottare le innovazioni tecnologiche, le innovazioni sulla sostenibilità che vengono messe in campo direttamente dalla ricerca ma anche dalla pratica di altre aziende. Quindi dobbiamo essere capaci anche di guardare agli strumenti che mettiamo in campo nella loro lettura positiva. Sicuramente noi abbiamo costruito una PAC intorno a delle regole che ci spingono a dei cambiamenti nelle modalità con cui siamo abituati a produrre. Noi come sistema paese abbiamo cercato di trasformare la risposta a quelle sfide con delle opportunità di strumenti che dovrebbero accompagnare questo nuovo scenario. Ovviamente qualcosa manca, anche nella prima parte della giornata il piano strategico della PAC verrà approvato entro dicembre di quest'anno, riceveremo nei prossimi giorni le prime osservazioni della Commissione europea e ovviamente ci sarà ulteriore confronto pubblico con le parti economiche e sociali per capire se c'è qualcosa da migliorare oltre quello che ci dirà la Commissione europea. Credo che sicuramente anche per cogliere le opportunità un elemento fondamentale è quello dell'organizzazione della filiera, di migliorare le condizioni, rafforzare le condizioni della filiera e sicuramente guardando alla zootecnia forse una delle critiche maggiori che viene dal mondo produttivo è quello di non aver colto l'opportunità di destinare un pezzo di quel 3% degli aiuti diretti
al modello ortofrutta, per capirci, a prevedere delle risorse dedicate a programmi operativi delle organizzazioni dei produttori. Questo non è detto che non si faccia nei prossimi, forse non in tempo utile per l'approvazione, però è un percorso su cui forse non c'era maturità politico-istituzionale o forse si è ritenuto non ci fosse prontezza da parte del settore di cogliere questa opportunità, o comunque parliamo di risorse in ogni caso limitate, no, per, anche perché parliamo di zootecnia, ma parliamo di una zootecnia anche molto diversa tra quella da carne, lattiero caseario, il settore ovicaprino, per cui pensare che diciamo, con quelle poche risorse comunque si potesse trasformare il modello organizzativo, potesse rafforzare, forse non eravamo pronti. Sicuramente diciamo, una delle considerazioni che ha fatto chi ha fatto le scelte poi alla fine è di dare molta importanza a contratti di filiera, lo dicevo prima, contratti di filiera vale molte risorse all'interno del PNR, oltre 1,5 miliardi, e evidentemente diciamo, intorno a quel modello, attorno a quelle opportunità va costruita anche l'opportunità della filiera di accedere all'intero pacchetto delle risorse a disposizione. Molto bene, ringrazio Alessandro Monteleone. Ci avviamo allora alle conclusioni. Io ringrazio gli ospiti che sono stati qui con me, anche quelli collegati da remoto, in particolare Gisella Naturale, senatrice della Commissione Agricoltura, grazie per essere stata con noi. L'onorevole Salvatore De Meo, eurodeputato e componente della Commissione Agri a Bruxelles. Il professor Giuseppe Pulina, sì, che vedo ancora collegato con noi, ricordo professore ordinario di etica e sostenibilità delle produzioni animali presso l'Università di Sassari e presidente dell'associazione no profit Carni Sostenibili. Accanto a me il dottor Alberto Ancora, grazie per essere stato con noi, presidente di Agrofarma, e Alessandro Monteleone, dirigente di ricerca presso il CREA, Centro per le Ricerche in Agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria, area politiche e bioeconomia. Davvero grazie a Euronews per l'invito a partecipare e a moderare questo convegno, grazie a voi che ci avete seguito qui in sala e a tutti coloro che sono collegati via streaming. Buonasera. Grazie davvero.